Carta o contanti? Molte delle richieste di manutenzione che arrivano periodicamente dalle scuole all'ufficio tecnico della provincia di Teramo sono riconducibili ad atti di vandalismo. Il danneggiamento del patrimonio scolastico è anche frutto di una mancanza di consapevolezza dei ragazzi rispetto al valore del bene pubblico, collettivo, comunque pagato con le tasse dei cittadini. E così l'ente ha deciso di agire su due fronti. Da una parte la modifica del regolamento sul patrimonio, la scuola dovrà dimostrare che il danno non è derivato da atto vandalico, e dall'altra con un programma di educazione civica rivolto agli studenti attraverso una campagna di comunicazione sociale dal titolo Carta o contanti? Da oggi se rompi ricompri. Un percorso partecipato e condiviso di prevenzione più che di repressione agli atti vandalici. Stiamo affrontando un periodo in cui gli investimenti sull'edilizia scolastica sono stati, ma saranno soprattutto, molto ingenti, e quindi è importante creare una consapevolezza che investimenti tali e patrimonio pubblico sono in realtà patrimonio di tutti, e quindi ciò che accade nelle scuole è un danno alla scuola, è un danno anche al proprio patrimonio, un danno al proprio futuro.